Le impressioni sono positive, vedo che c'è grande voglia, c'è grande seguito. Genova è una piazza gloriosa, il club più antico d'Italia, quindi ci sono grandi aspettative e sono qui per fare del mio meglio e ripagare la fiducia che il presidente e la società mi hanno concesso. Quindi voglio fare una grande stagione. E per farla c'è bisogno di sacrificio, di lavoro e credo che la mia carriera, quello che ho ottenuto, l'ho ottenuto solo basandomi su questo, quindi non vedo l'ora di iniziare. Sono contento di avere la possibilità di dimostrare ancora di essere un portiere di alto livello e quindi la Lazio è un capitolo chiuso, ho passato 7 anni importanti, anche se l'ultimo non è stato positivo, però anche l'ultimo mi ha insegnato qualcosa, quindi mi tengo dentro tutto il buono che c'è stato in questi anni, dai tifosi in primis, dalla città, dal presidente, dai compagni di squadra, dal punto più alto della mia carriera lì, ovvero la vittoria della Coppa Italia in finale contro Roma. Però il passato, quindi ora sono qui, sono contento di essere qui, ho grande voglia di iniziare e far vedere che non si sono sbagliati a puntare su di me. Il presidente mi ha parlato che si sta adoperando per fare una squadra competitiva, poi sarà a noi metterci del nostro per fare bene, quindi la volontà del presidente è quella di mettere a disposizione del mister dei giocatori di livello che possano fare un campionato importante. Poi da lì a dire dove potremo arrivare non lo so, però credo che se affronteremo ogni partita con la testa giusta, lavorando da squadra, sarà difficile battersi. Analizzando il lato positivo di queste 2 stagioni fuori rosa è che mi sono allungato la carriera, anche perché non giocando ti preservi a livello fisico. Gigi lo sento ogni tanto, ci scambiamo punti di vista, credo sia, oltre che il fenomeno dei portieri, una persona con una sensibilità incredibile, che ha sempre messo la faccia anche quando le cose non andavano bene, lo ammiro in questo e credo che se lui ancora sta spingendo a 40 anni, non posso non farlo io a 35, quindi partendo da questo un po' di responsabilità ce l'ho, perché ho 5 anni in meno e dovrei ancora fare qualcosina. Normale che la nazionale è un sogno, l'ho persa perché giustamente non giocando non sei convocabile, però mai dire mai, la disponibilità l'ho sempre data, ho sempre comunque lavorato per ambire alla maglia azzurra, ho avuto anche la fortuna di poter disputare un mondiale nel 2010, un europeo con Mister Conte 2 anni fa, dove il mister aveva creato qualcosa di fantastico, puntando proprio sui valori prima delle persone e poi dei calciatori. E stavamo facendo veramente un miracolo, perché credo che avevamo avvicinato gli italiani alla nazionale e si percepiva questo, quindi mai dire mai, in primis c'è da far bene col Genoa e quindi sono concentrato su questo. Giocare sotto la gradinata nord era un'emozione forte e quindi non vedo l'ora di provare l'emozione da giocatore del Genoa.